Diritti sociali? Abbiamo sbagliato, NISPA. Diritti civili? Neanche. Questo è un paese malato di islamofobia, no? Avete visto? Non so se avete sentito l'ultima dichiarazione, scusate, mi sono ricordato l'ultima dichiarazione che ha fatto Calderoli, ministro Calderoli. Quello che quando appare dovete mettere a letto i bambini che si spaventano. Poi arriva pure Gasparri nelle notti di luna piena. Il ritorno dei licantropi. Ha detto Calderoli poco fa, Noemi c'ha due difetti, non è tanto bella e poi è napoletana. Guardate, se tornassi indietro la candiderei per fare un dispetto a Calderoli. L'odio nei confronti del sud esibito in questa maniera. Diritti civili, no? Questi qua odiano l'Islam, però noi abbiamo diritti civili con gli stessi standard delle repubbliche islamiche. Le coppie sterili che hanno voglia di accogliere la vita con la fecondazione assistita. Una legge della vergogna. Le coppie di fatto. Le coppie di fatto, progetti d'amore che non vanno al capolinea dell'altare, coppie irregolari, coppie non sposate in chiesa, perché non devono avere gli stessi diritti delle altre coppie? Pagano le tasse come tutti, un paese civile, uno stato civile laico non entra in camera da letto, non ficca il naso negli amori, non cerca di giudicare quello che è nel cuore delle persone, non si impiccia, vero? Non si impiccia. Ma loro sono quelli della morale pubblica, si presentano in campagna elettorale con l'acqua santiera, la manina che intinge lì, no? Come l'onorevole Cosimo Mele. Vedete? Organizzò il Family Day, la sera prima cantava con i neocatecumenali il ritornello ripetitivo Dio c'è, la sera dopo il Family Day lo festeggiò in albergo con due prostitute e una pista di cocaina. Ipocriti! La libertà nasce dalla verità. Silvio, è scritto nei libri sacri, la verità vi farà liberi dal peccato. Per quello tu ci propini balle spaziali quotidianamente a un ritmo incalzante e devastante. E poi il testamento biologico. Io voglio firmare quel pezzo di carta, spero che siate d'accordo con me. Io ho diritto, io come tutti, ho diritto di dare indicazioni sul termine della mia vita. Mi capita un accidente, che là da un'altra piazza me ne inaugurate, no? Mi capita un accidente. Sto sotto al palco, abbracciami chi vengo. Vengo ridotto in una condizione di vita artificiale. Io voglio scrivere un testamento in cui dico, per me la morte è il compimento della vita. Non voglio che mi trattenete con tubi, flebo, accanimento terapeutico in una vita artificiale. Voglio che mi lasciate scivolare. Io voglio poter oltrepassare la linea d'ombra, voglio andare incontro al mistero. Vi dico, mi sono molto interrogato da credente, da cristiano, su questo mio pensiero e mi sono chiesto, e se fosse un errore, vi devo dire la mia risposta, se fosse un errore questo pensiero che io ho detto, ho il desiderio di risponderne al cospetto di Dio, non al cospetto del presidente Berlusconi.
diritti sociali e diritti civili. Diritti civili, libertà. Sembriamo tornati l'italietta ipocrita degli anni 60, quando chiedetelo ai vostri genitori. L'ho detto ai più giovani, ho visto che tutti i più anziani si sono gasati. Chiedete com'era l'Italia. Oh, consentite che io mandi un bacio popolare a una persona speciale che qua tra noi in piazza, Michele Emiliano, grande sindaco di questa città. Che abbiamo già fatto prima le ore. Ehi, che c'è il comizio a Terlizia, al paese mio, no? Quel tempo lì, il divorzio era l'Italia per bene. Il divorzio si faceva con il coltello da cucina, una coltellata a tua moglie, andavi davanti al giudice, signor giudice, quest'uomo ferito nell'onore, si chiamava delitto d'onore, era il divorzio all'italiana. E l'aborto c'era, sapete, ma i medici che oggi militano da quell'altra parte là, lo facevano per le donne ricche nelle cliniche private, si arricchivano, li chiamavamo cucchiai d'oro. Bravo, bravo. E le donne proletarie facevano l'aborto clandestino sul tavolo delle mammane con il ferro per fare a maglie e crepavano. C'era l'aborto, ma era fatto clandestinamente e si moriva. Era un'Italia ipocrita. La libertà delle donne ha consentito di sconfiggere il diritto delle donne, che ha contaminato tutta la società italiana, che ci ha insegnato il rispetto per le persone. Lo voglio dire a Silvio Berlusconi, la Palpatina è una porcheria, è una cultura volgare, la Palpatina è la forma domestica della cultura dello stupro. E voi che pensate che le donne siano tornate a essere semplicemente il trastullo per il piacere maschile, e che pensate che pure per fare politica, come ha detto Berlusconi, a porta devono avere una caratteristica, la gradevolezza estetica. Scusi Silvio, scusi, le domande sono due: perché la gradevolezza estetica solo per le donne? E Renato Brunetta, e io non avrei mai fatto una battuta in stile fisionomico se Renato Brunetta non ne avesse confezionate di particolarmente spregevoli, come quella sulle forze di polizia e sui poliziotti. Tutti panzoni, ma mi faccia il piacere, verrebbe di dire al signor Renato Brunetta, mi faccia veramente il piacere. Devono finanziare le ronde della Lega Nord e non c'hanno quattrini per consentire alle forze dell'ordine di portare sicurezza nelle nostre città. Devono inseguire i fantasmi, devono reclutare eserciti di acchiappa fantasmi, perché sono questo, sono la cultura dell'intolleranza che blinda il privilegio sociale, lo deve difendere, tu lo devi spiare da lontano, come in quel film di Federico Fellini che si chiamava Amarcord, dove i poveri di Rimini si mettevano in barca e andavano a vedere la nave Rex, dove c'erano le luci scintillanti della vita dei ricchi, e invece c'era un altro che ci insegnava che nei confronti dei ricchi e potenti, quando sono esageratamente strafottenti, bisogna usare un metodo speciale. Quest'altro si chiamava Edoardo De Filippo e il suo metodo si chiamava Pernacchione. Una citazione letteraria, lo permettete.